Bella a tutti ragazzi e bentornati qui da Marti Becerchiato in questo nuovissimo video. Oggi, come avrete visto dal titolo, andiamo a fare il pagellone della Sampdoria 2023-2024. Ma prima di cominciare voglio ricordare di iscriversi al canale per chi ancora non l'avesse fatto, lasciare like al video, attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi tutti i miei contenuti. E qualora aveste TikTok e Instagram, andatemi a seguire anche su TikTok martin.becerchiato e su Instagram universodoria-46. Ma ora, senza perdere altro tempo, iniziamo con il video di oggi. Stankovic, 8,5. Aveva iniziato malissimo con quella papera contro il Pisa, ma dopo quell'errore a suon di ottime parate, clean sheet e un rigore parato è diventato uno dei migliori di questa stagione, anche quando la squadra andava male. La società sta giustamente trattando per il rinnovo del prestito, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni di mercato. Ghilardi, 5,5. E qui sono prontissimo per le critiche. È vero che non ha quasi saltato una partita al suo primo anno in Serie B, ma per il momento non mi sento di dargli la sufficienza, perché molte volte si è dimostrato molto immaturo e insicuro in difesa, e a mio avviso di quei 60 gol subiti la maggior parte sono stati colpa sua. Sono d'accordo sul fatto che ha margini di miglioramento, ma se l'anno prossimo vogliamo la promozione servono certezze in difesa. Siamo la terza peggior difesa del campionato e sicuramente questo numero va migliorato. Gonzalez, 6. Come quasi tutta la difesa, anche la sua stagione non è stata proprio brillante, ma perlomeno non ricordo i suoi particolari errori oltre a quello all'andata contro il Bari. Non ha fatto grandi cose, ma nemmeno molti danni, quindi gli ho voluto dare una sufficienza piena. Murru, 6. Lo stesso discorso si può fare anche col capitano, ma rispetto alla scorsa stagione, che era un giocatore inguardabile, devo dire che con il cambio di categoria, il cambio di allenatore e il cambio di ruolo non è diventato un fenomeno, ma è diventato comunque un giocatore discreto. Tuttavia sono contento che non rinnovi il contratto, perché è un ingaggio pesante e inoltre per me ci sono giocatori che meritano molto di più la fascia di capitano. Piccini, 7. È vero, ha fatto una prestazione terrificante contro il Palermo, ma da quando è arrivato lui, la difesa ha completamente cambiato forma, grazie alla sua leadership ed esperienza. Il rinnovo di contratto è vicino e mi auguro che l'anno prossimo sarà uno dei protagonisti della nostra difesa. Leoni, 8. E chi si sarebbe mai aspettato un salto di qualità del genere da parte di un classe 2006 con zero esperienza in Serie B? Ha iniziato male con quel gol agli ultimi minuti del Brescia, poi però Pirlo gli ha dato un posto da titolare contro la Feralpi Salò e da quel momento si è dimostrato un muro in difesa, con anche un gol contro il Palermo. È il più giovane giocatore in Europa ad aver segnato, pazzesco. Adesso verrà riscattato per 1,5 milioni e mi aspetto che quest'estate ci sarà una vera e propria asta per aggiudicarsi questo gioiellino. Bravo Giovanni. De Paoli, 7,5. Tutto sommato sono soddisfatto della sua stagione. 4 gol e 3 assist sono dei numeri assolutamente onesti per un terzino. Doveva dimostrare di essere un giocatore da Serie A anche in Serie B e l'ha fatto. Ha fatto una partita assolutamente discutibile ai playoff, ma una partita storta, d'altronde, capita a tutti. Probabilmente sarà lui il capitano della Samp e sono molto contento perché la fascia ha dimostrato di meritarla con il suo attaccamento ai nostri colori. Forza capitano. Stojanovic, 5 più. Lo devo dire, contro la Ternana ha fatto una prestazione pazzesca, ma per il resto della stagione ha dimostrato di essere molto molto acerbo. Ha fatto falli evitabili, regalato rigori e sbagliato gol praticamente fatti. Da un giocatore della nazionale e che fino a un anno fa giocava in Serie A mi aspettavo molto di più e personalmente ora che è tornato ad Empoli lo lascerei dov'è. Barreca, 6,5. Quella di Barreca è stata una stagione di tutto rispetto. Pirlo gli ha dato molta fiducia e Barreca l'ha ricambiata con la stessa moneta, a suon di buone prestazioni, tra cui anche l'assist della vittoria contro l'Ascoli in casa. Bene. Giordano, 6 più.
Tutto sommato, non una brutta stagione quella di Simone Giordano, condita da due gol e un assist. È passato da terzino sinistro ad adattato mezzala. Peccato che piano piano è scivolato indietro nelle gerarchie di Pirlo, preferendo Barreca a lui, però la sufficienza non gliela toglie nessuno. Yepes, 8,5. Beh, che dire, Gerard Yepes in questa stagione è completamente esploso, diventando il perno del centrocampo di Pirlo, nonché titolare fisso della squadra. Nessun gol e nessun assist, ma in fase difensiva, è stato monumentale salvando qualche palla decisiva e lavorando bene corpo a corpo con l'avversario. La fascia da capitano contro il Lecco spero sia solo l'inizio dell'era dello spagnolo qua in blu cerchiato. Kasami, 8,5. Anche per lui, contro ogni pronostico, è stata una stagione eccezionale. Arrivato a settembre da svincolato con le sue condizioni fisiche che erano un'incognita, pensavamo tutti fosse un bidone, invece da quella gara d'andata contro il Palermo è diventato sempre più protagonista del nostro centrocampo, trovando la via del gol per ben 5 volte. Un rendimento inaspettato dello zio Pat, che ci auguriamo tutti che si ripeta anche nella prossima stagione. Vieira, 7+. Peccato che non ha giocato tanto, perché per quello che stava facendo nel girone d'andata, quel 7+ poteva essere un potenziale 8. Quando tutti volevano che se ne andasse, in Serie B ha dimostrato di essere un ottimo giocatore, conquistando il posto da titolare. Speriamo che dall'anno prossimo questi suoi problemi fisici spariscano in modo tale che torni protagonista con i nostri colori addosso. Darbo, 7+. Non è mai stato un fenomeno, ma ha dimostrato di essere un ottimo sostituto di Vieira con il suo ottimo piede, i suoi contrasti e i suoi dribbling vincenti. Adesso torna alla Roma, ma se rimanesse qua a Genova un altro anno di sicuro non ci dispiacerebbe. Benedetti, 6. O meglio, un 6 politico per quanto Leonardo abbia giocato. Purtroppo, a parte un gol contro il Venezia, a causa degli infortuni, non è riuscito a giocarsi la sua carta qua alla Sampdoria e per questo motivo non gli posso dare un voto più alto. Ricci, 4. Stagione a dir poco terrificante per il centrocampista classe 94. È stato il primo acquisto della scorsa estate per essere il titolare di Pirlo, ma non ha azzeccato una partita, ha perso il posto da titolare e ha fatto un fallo veramente ingenuo contro il Venezia in area di rigore. Probabilmente la delusione più grande di questa stagione. Girelli, 5. Ogni volta che è entrato in campo non mi ha mai impressionato, ma a differenza di Ricci, su di lui non c'erano grandi aspettative, essendo che era la sua prima esperienza in Serie B. Secondo me un anno in prestito non gli farebbe male. Askissen, 5. Anche per lui non è stata una stagione eccezionale, ma c'era da aspettarselo visto che non è venuto qua per fare il titolare e che Pirlo non gli ha dato mai molto spazio. Vedremo se in futuro gli sarà concesso più spazio qua a Genova o se verrà ceduto a un'altra squadra. Verre, 4,5. Anche per Vale stagione da dimenticare. È tornato qua alla Samp con grandi aspettative dopo l'ottima stagione con il Palermo, invece non ha mai mostrato realmente il giocatore che è, se non nella partita contro la Feralpi Salò. A tratti si sono intraviste le qualità del giocatore, ma sicuramente poteva fare molto meglio di così. Pedrola, 8,5. Soprattutto all'inizio campionato ci ha fatto vedere delle qualità pazzesche che ci hanno fatto subito innamorare di lui. Poi l'infortunio l'ha tenuto lontano dal campo per ben 6 mesi, poi contro il Lecco sembrava essere tornato il Pedrola di prima, fino a quando è arrivato un altro infortunio che lo ha costretto ad uscire dal campo in lacrime. Stagione davvero sfortunata quella di Stanis, adesso l'hanno operato e si dice che tornerà tra settembre e ottobre. Forza Stanis, tornerai più forte di prima. Borini, 9-. Stagione molto molto bella per il Pirata, ma sono sicuro che senza quell'infortunio sarebbe stata ancora più bella, ma purtroppo gli infortuni fanno parte del calcio. È arrivato con il compito di guidare la Sampdoria con la sua esperienza e l'ha fatto con ben 9 gol e 3 assist, davvero niente male considerando che è stato fuori molto tempo.
ma quando è tornato dall'infortunio ha trovato la via del gol contro il Como commuovendosi sotto la sud e come ciliegina sulla torta la tripletta contro il Catanzaro. Sono sicuro che anche il prossimo anno sarà uno dei protagonisti di questa Sampdoria. Esposito, 9. Stagione perfetta, eccezionale per l'attaccante di Castellammare di Stabia. Già a inizio anno si erano intraviste le sue qualità, ma con il gol contro il Modena, ma soprattutto la doppietta contro il Lecco, è completamente esploso e da quella partita abbiamo imparato a conoscere che giocatore è Sebastiano Esposito. È un giocatore dalle qualità incredibile, con un senso del gol pazzesco che lotta per la maglia per tutti i 90 minuti. Il rapporto che si è creato con la tifoseria è speciale, per via della sua esultanza alla quagliarella e quando canta i nostri cori a squarciagola. Adesso torna all'Inter dal prestito, ma spero che la società ci faccia un pensierino anche per il prossimo anno. Alvarez, 5. Arrivato dal Sassuolo nel mercato di gennaio, mi aspettavo molto di più dall'attaccante uruguaiano. Invece non ha praticamente mai contribuito ad aiutare la Sampdoria nella sua corsa per i playoff, se non una volta contro il Modena. Adesso se ne torna a Sassuolo e francamente mi va bene così. Ntanda, 7. Davvero niente male quei 10 minuti a partita che concedeva Pirlo al giovane Ntanda. Tecnicamente non è perfetto, ma ha sempre dato tutto se stesso per la maglia e per questo l'ho sempre apprezzato molto. A mio parere avrebbe meritato molto più spazio rispetto a un Berre che non ha mai combinato niente di buono. E infine De Luca, 9. Anche se non è stato l'inizio che tutti desideravamo, è innegabile che ha sempre dato tutto per la squadra, facendo ogni partita chilometri di campo e sacrificandosi a tratti anche in fase difensiva. Ma quando ha iniziato a prenderci gusto anche con il gol non si è fermato più e ci ha fatto vedere veramente chi è Manuel De Luca. Sono convinto anche che anche l'anno prossimo ci farà vedere tante altre esultanze con il suo ormai iconico cigno. E questo ragazzi era il mio pagellone della Sampdoria 2023-2024. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Siete d'accordo con le mie valutazioni o c'è qualcosa che avreste cambiato? Sono curioso di leggere i vostri punti di vista nei commenti. Iscrivetevi al canale, lasciate like e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!